Baldurs, Baldurs. Bando alle ciance. Bungers Gains. Andiamo. Ora si è sentito qualcosa? Stai... Cosa fai? Sei una mamma pancina? Eh? Mm? No, ma aspetta, ma l'audio non lo sentivate? Com'è musica epica che sento solo io? No, aspetta, siete seri? No, io sono di Rimini, One. Ah, ok. E che ne so, ho detto audio che senti solo tu, mi era pigliato male. Perché sto morendo? Aspetta, cosa stavamo facendo? Perché sono in fin di vita? Allora, forgia ancestrale. Karlach Balla. Eravamo arrivati alla forgia. Ok, e cosa stavamo facendo con la forgia? Hai ucciso tutti, hai preso il ponte di ferro volante, stavi per fare un combat, volevi riposare. Ah. Ho liberato Nere? Sì! L'ho liberato dalla vita. Gli ho pure staccato la testa e gliel'ho portata al signore dei funghi e gli ho fatto adesso dammi il mio premio. L'ho liberato da se stesso. Ma io sono buona, ma io in real sono buona, ma Lilian non è buona. Ha la faccia di una buona, la vedi? Lei non è buona. Lei è cattiva, proprio cattiva. Sposto la cam dall'altra parte, ecco. Se no vi copro la minimappa. Lei è cattiva con la C maiuscola. No, non è vero, non è cattiva, dai. È caotica. È caotica. Ma non è cattiva. Non l'ho vista la clip di Karlach che rompe la quarta parete e non la voglio vedere perché se lo fa con me impazzisco. Non dirmi niente. Audio del gioco molto molto basso? Anche se parlo con gli NPC? Hey, soldier. È molto basso? Io lo sento bene. Ehi, lo posso alzare comunque. It's not a problem. Minchia. Sordi tutti adesso. Allora, io non mi ricordo affatto, seriamente. La Sgaia! Ciao Stellina, bentornata per il sesto. Grazie Gaia. Ed è un piacere averti qua con me. What? No, aspetta, combattimento cosa che c'ho le pezze? Chi è? Ma chi mi ha attaccato? Oh, santi nomi. Allora, ce n'è uno quassù. Credo. Me ne segna uno quassù. Me ne segna due di qua. Io li faccio scendere. Io li costringo a scendere. Vai. Non posso? Io li allontano tutti, così loro sono costretti a venirmi vicino. Anzi, qui, fermati qui. Perché non posso fare niente con lei? Still breathing, despite everything.
molto bene, molto bene. Partita bene sta sessione. Proprio. Ah. Hai terminato il turno per sbaglio con lei. Ah, sì? Ah. Non capivo perché non potessi spostarla. Ok. Sì, comunque devo riposare, cioè non posso farmi sto combat qua, bonus o non bonus. Non ho neanche incantesimi, cioè non ho niente, non posso fare niente. Qua riposare qui. Eh sì, per forza, dai. Si è messi troppo male. Vediamo se qualcuno vuole fare un discorsino, vuole parlare, vuole dire no. E carini l'orso gufo e graffio che corrono. Riposino. Dormo così. Sì, infatti Niar è morto tanto, quindi... Aspetta, prima di andare, carezzina. Ah, è vero, devo riattivare parlare con gli animali. Se no non mi ci fa parlare. Mi sa che abbiamo anche i drop. Allora, parlare con gli animali... Ah, intanto il famiglio. Voglio il mio imp. Voglio parlare con gli animali. Perfetto. Non ci sono apparsi? Dovrebbero esserci però i drop. Non ci sono? Ma forse perché li hai già? Forse perché li hai tutti? Da te erano comparsi? Allora sì, perché se li hai già non ti compaiono più. Sì, sono fino al 21, esatto, quindi ci sono ancora. Vabbè, lo scrivo, metti che c'è qualcuno che ancora non li ha presi, li deve prendere. Io druida? No, sono warlock. No, io faccio i pattini, faccio i piccoli patti con i piccoli dei. E con le piccole fate, con le manine piccole. Adesso lo posso anche tirare in iniziativa. Iniziativa. Dun, 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 dun. Allora, 33. Madonna, non si vede niente, però mi tocca attivare la visuale tattica. Ma anche con la visuale tattica c'è roba sopra. È impossibile vederli questi. E ce n'è, mi sa, uno. Ah, qua di... Ah! Ma ce n'è uno qui dietro. Guarda un po'. Bene. Io userei sudario delle ombre. Però prima vado di scatto. Aspetta che... No, illusione minore. Battere i tacchi. Non so se mi convenga prima andare da questo. Secondo me sì, mi metto qua. Così riesco a vedere lui. Bene. 33 di vita, non è poco. Non è poco per niente. Faccio un tiro gambizzante. Attacco furtivo, sono 8-28. Vabbè, proviamo, dai. Ma devo avere vantaggio, giustamente. Senti, io uso il sudario. Rendo invisibile. Sono invisibile, giusto? Sì, perfetto. Non lo vedevo. Ok. Vai, sto lì in invisibile, così poi... Quando hanno finito...
Poi con lei mi muovo un po' più avanti per tirare una bella benedizione. Anzi. Scacciare i non morti. Questo meraviglioso incantesimo della chierica che non ho ancora mai avuto il piacere di usare. Sembra arrivato il momento. Dunque, vabbè, benedizione io lo tirerei, però è uno spreco di, uno slot. Fine, posso andare tranquillamente di scacciare non morti. Non mi va di sprecare lo slot. Mi devo avvicinare però. Scacciare questi non morti. Andiamo. Mi avvicino. Allora, prima di tutto, un bel maglio. Sicuramente un po' di dannini il maglio a loro glieli fa. Poi volare. Voliamo. Allora, qua non sono a range, ma qua sì. Quindi volo su di lui e gli do un bel morso. Esalta. Era meglio andare sugli arcieri. Per lui non lo colpisco bene. Mi conviene andare sugli arcieri, sì. Allora, voi siete arcieri entrambi, giusto? Sì. Tu sei arciere. Quindi vengo qua da te. Aspetta. Ah, ma che babba. Ho già camminato troppo, non posso più. Ira. Ogni turno posso emettere un fulmine dal mio torace. Bene. Ai. Madonna, oh, non ne vedo neanche uno. Cioè, è devastante sta cosa. Te ti vedo? Te no? Te non ti vedo? Te ti vedo? Capisco se sto attaccando l'arma o lui. Difesa alta, sì, e elevazione inferiore. Anche lui difesa alta. Conviene andargli vicino. Almeno mi becco gli attacchi di opportunità se si muovono. Mi metto proprio nel mezzo, guarda. Bene, benissimo. Another fight. Let's go. Ok. Allora. Loro sono in un posto veramente di cacca, perché altrimenti un bel frantumare lì dentro non era male per niente. Passo velato. Che non posso tirare frantumare qua, perché sennò prendo anche lei adesso. Vediamo se riesco a tirare un frantumare che mi ricolpisce solo. Ma no. No, mi conviene usarlo dopo, frantumare, dai. Per ora vado di... Vado di deflagrazione. Deflagro. Insomma, sono forti, oh. Com'è difesa alta? Perché hanno tutti sta difesa alta? Tu quanto hai di difesa? Anche tu altissima. Male. Tu quanto hai? E allora, stretta folgorante.
visto che ha un'armatura di metallo. E poi mi allontano. Another step forward. Bene. L'arma. Scossa concussiva. Fallimento critico. Non avevamo dubbi, giusto? Qualcuno aveva dubbi o no? Meno male, sta attaccando l'arma e la sta mancando. Uno su Carla, credo. Oh. Che succede di là? Attaccano il mio imp e lo mancano. Fantastico, bravo. Benissimo. Oh, fate ridere. Fate ridere. Benissimo, allora. Attacco furtivo, mischia. Un altro? Va un altro, dai. Dai, sì che ti va. Aspettavo qualcosina di meglio, però va bene. Allora, la nostra signorina. Cacciare i non morti. Come 35? Scusami, c'ha 3 di saggezza. Ah, ma perché... Ma scusami, è un'armatura animata. Ah, certo, sono armature animate, non sono scheletri. Shit. Tutta la mia tattica si basava su una cosa sbagliata. Ero convinta che fossero scheletri, sono armature animate. Perché avevo visto qua lo scheletro, non ci avevo neanche fatto caso che era un'armatura animata. Va bene. Fa niente, fa niente. Dunque, potrei utilizzare la mia aura di santità. Non ce l'avevo protezione dal bene e dal male. Non su di lei, cazzarola. Va bene, fa niente. Non ci demoralizziamo. Allora. Benedizione. Non ci arrivo. Sono troppo lontani. E allora... E allora guardiani spirituali e mi butto lì. Sì, sì. Di livello 3. I miei guardiancini spiritualini. Salve. Vi piacciono? E in più blocco questo qui a terra. Guarda che belli i miei guardiani. La Karlach come brucia. Imp. Dai, difesa alta. Conviene utilizzare invisibilità, però vale come azione. E andare sull'arciere. Quasi quasi mi prendo un attacco di opportunità sperando che non mi devasti. Vediamo se riesco ad arrivare quassù. Ci provo. Suka! Sì, però vai. Yes. Fortissimo l'imp, ragazzi, fortissimo. Morsino. Anche lui ha difesa alta, ma almeno gli rompo le scatole. Almeno gli sto addosso e fa più fatica ad attaccare. Bene, Karlach. Massacro colossale. Incana la lato porta possente colpisci tutte le creature in linea retta. Oh, nice. Aspetta. In linea retta. Sa che non colpisco. Ah, io vorrei prendere... però sono nel mezzo proprio. Viene comodo usarlo questo. Incalzare. Compi un ampio raggio con la tua arma per attaccare fino a 3 nemici contemporaneamente. Vai, facciamo questa. Però prima attacco il ruento. Ok.
Beh, ma questo è quasi morto. 18? Karlach? Wow. 17. E 26. Carla. Ma Carla. Bellissima Carla. Allora, noi adesso ci buttiamo qua vicino. Allora, più avanti di così non ci posso andare. Devo colpire quello, ma non ci arrivo. Guai, di vita quanto? 33. Non vorrei sprecare un sortilegio. Ah, è sprecato. Tanto c'ha Carlach addosso, questo non esce vivo. Difesa alta. Ma sì, ma cazzo me ne, tanto lo secca Carla. Ok. È vero che la mia deflagrazione lancia. I sortilegi li ricasti gratis con concentrazione? Sì, ma li ricasto. Comunque uno slot mi va via. Uno slot incantesimo mi tocca comunque sprecarlo e... Ah, c'è bisogno. No, non per quello. Arriva prima. Purtroppo mi sa che la mia arma non ci arriva. Poverino. Arma, fai un po' ridere. No, aspetta. Ma questo è ancora vivo? Poverino, sta tornando sopra. Aia. Ah! Starion, vendicati. Del male. Non mi ha usato. Come 5-8 danni? Cos'è sto dannino stupido? Ah, ma perché è vero, silenzio adesso con quest'arma qua. Non è più quella che mi faceva un sacco di danni di prima. Bam bam. Da 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 da. Lontano, così quello lì si deve muovere per forza. Anche questi guardiani spirituali li sento un po' sprecati. Nice. Imp. Divertiti. Oh, bravo! Era difficile, era il 40%. L'ha preso, l'ha preso. L'ha fatta. Allora, Carla, da qua su. Forza. Bravi. Bravi ragazzi, molto bravi. MVP, Carla, ovviamente. Spadone. Questi li diamo tutti a lei. Come hanno osato attaccarci queste armature animate? Come hanno osato animarsi? Maschera da giustiziere oscuro. Intimidire più uno. La sola vista di questa maschera indossata dagli zeloti più fedeli di Shar è sufficiente a incutere paura anche nel cuore degli individui più coraggiosi. Attenzione. La diamo a cuore se è di Shar. Sicuramente le piace. Mi sono dimenticata di metterle mod, pane, c'hai ragione. Ero così felice quando le ho viste che mi sono scordata di metterle. No, davvero, ero tipo, wow, che figata bella le mod. Mi sono scordata. Le metterò. Quanti sono qui? No, le mod per l'inventario, Mario. Quelle che ti sistemano automaticamente tutto l'inventario. Quelle sono stracomode. Ah, sì, 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 intendevi quelle, sì. Esatto, quelle che staccano. Mm.
sono ingombrata, quindi lo diamo a Karlak. Stampo per corazza di scaglie media. Intanto salviamo. E vediamo se qua c'è qualcos'altro. Perché questo scheletro io non mi ricordo di averlo lootato. Infatti non l'avevo lootato. Targa della forgia. Centuries of blazing heat have smoothed away the plaque's inscription. Quindi la forgia ardente è questa. Oddio, una vena di mitral! Oh, ma uno che tira un... che fa un tiro decente su sopravvivenza? Cuore, ti prego, tira guida. Greggio e sporco, in attesa di essere raffinato, questo blocco di mitral è pronto per essere inserito in una forgia. Nice. Fatto esplodere tutto per prendere uno sputo, però vabbè, worth it, no? Tipo un coso grosso così. Assolutamente worth it. Niente, cuore, fa un altro giro. Ha deciso lei. Allora, vediamo. Bene, bene, Mark. Abbiamo appena sconfitto delle armature animate e adesso devo capire cosa fare con la forgia. Ecco, la pioggia ha tutto un altro romanticismo. This must be the forge. What a sight to behold. Wow. Allora, aspetta. Avevo le istruzioni per la forgia, ce le avevo. Questa non era questa, non era questa, oddio, qual era? No, allora dov'è che le avevo messe? Punti? No. Pergamena. Io non mi ricordo dove l'avevo messa. Sì, infatti prima salvo. C'è un'altra vena di mitral che non ho visto? You're right. Thanks. Cuore? Time to waste. Let's try this way. May the darkness protect you. Chi stai parlando? Poverini, loro impazziscono perché non possono arrivarci quassù. E invece sì. Tutti tranne il mio main.
Oh no. Ragazzi, mi spiace. Voi rimanete lì. La faremo con solo loro tre. Mi stanno dando fuoco a ruota? Non bene. Porca miseria. Mi sa che qua mi serve anche l'altra. Sì. Allora, subito guardiani spirituali, ma proprio istantaneamente di livello 3. Dude! Poi. Voglio sprecare ira. Che non c'è bisogno. Questi hanno poca vita, non... questo ha 5 di vita. Tu ne hai 12, ne hai un po' di più. Fatti shottare. Ma ce n'era un altro qua dietro che non avevo visto. Adesso ti ho visto. Peggio per te. Anche per te. Poi... Ma non sono finiti. No, dove vai, Carla? Stai su. Allora, questo è mezzo morto. Per pochissimo. Non ho tolto cuore da lì, mannaggia me. Allora, cuore, vieni qua su. Ok. Via dal fuoco. Dai una curettina. Per favore. Grazie. E tanto appena si avvicinano ci sono i guardiani spirituali. Il turno di chi? Il tuo. Allora, 2, 12. Dai, ce la puoi fare a fare. Dai, 14. Proviamo. Tanto poi i guardiani faranno il resto. 1, 7? Sono molto delusa. Morso vampirico qua non mi conviene. Just like old times. Vabbè. It's hot in here. Mm-hmm. Count on me. Ciao. Sta ragdollando. Bene, ne arriva sto uno. Credo di arrivarci, forse sì. Salve. Posso farti un attacco, ma se ti muovi... Direi che è meglio che veniate qua su. No! No! Tiratelo su! Starion! Perché sei salito sulla lava? Sei stupido! Ma Starion, ma sei stupido! Starion, ti prego! Starion, esci da quella lava! (Ride)
Bene, ragazzini, venite. Intanto, prima di tutto, smettetela. Oh, hanno cose. Dopo devo prendere tutto. Pergamena della velocità. Allora, da Starion. Meglio controllare con lei ste cose. Allora, aspetta. Adesso facciamo anche un riposino. Queste vite. Mi fido. Greenforge, la storia. La rilegatura di questo libro è più spessa dell'insieme delle sue pagine, che sono sorprendentemente prive di dettagli. Sappiamo poco di coloro che vennero prima di noi, ma sappiamo che veneravano la signora della perdita. Sappiamo che costruirono la grande fortezza e la chiamarono... Le parole successive sono macchiate e illeggibili. Ma da dove provenissero e perché se ne andarono è qualcosa che resta un mistero anche per Ketterick Thorm in persona. Quello che sappiamo è che l'eletto di Shara ha sentito la sua chiamata. Così come Greenforge servì la nostra signora 800 anni fa, così lo farà di nuovo. Qui i giustizieri oscuri di Thorm risorgeranno, qui suggelleremo il patto della nostra dea, qui ricostruiremo la perduta città di Greenforge, le nostre ombre si estenderanno così lontano e saranno così fitte che la luce di Selun sarà soppressa per sempre. This way. Capisci? Let's kick in. Ah, immune ai danni taglienti, giusto. Un registro degli orgogliosi seguaci stilato dal suo fedele paladino, Ketterick Thorm. Alcuni sono solo soprannomi, altri sono accompagnati da titoli nobiliari, tutti sono barrati, accompagnati dalla dicitura non più. Quindi sono tutti morti. Oh, guarda che bella cuore sulla sua sedia di granito. Not now. Bene. Un attimo. Ah, aspetta, ce n'è un altro qua? No, no, ho già preso. Ce l'ho preso. Mi riattacco. Poverina! Lillian era l'unica che non poteva saltare. Lì a guardare i suoi amici combattere. Starion ha deciso che non viene. Cuore! Non essere impertinente. Allora, riposo. Siamo full, ma può bastare. Magari qualche curettina. In più. Non si sa mai. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Poi. At the ready. Gli annunci importanti do curi, di solito ci faccio sempre dei TikTok o degli Instagram, delle storie. Cioè, quando ci sono annunci di roba grossa grossa, di solito il pubblico. Se non pubblico niente vuol dire che non c'è niente di figo nell'aria. O comunque
niente di roba che bene o male giochiamo. Allora, vediamo. Istruzioni per la forgia. Stavo cercando. Potrei averle messe qui. Freccia di Susur. Eccola qua. Allora, con le istruzioni. Mitrala allo stato grezzo e stampo adeguato. Collocare il metallo grezzo e lo stampo nelle rispettive camere. Tirare la leva per abbassare il martello e preparare il metallo alla fusione. Aprire valvola per consentire l'accesso della lava del crogiolo e far calare il martello per forgiare... Oddio, non me lo ricordo. Faccio la foto. Io non me lo ricordo. Quindi... Mitrala allo stato grezzo e stampo adeguato. Collocare il metallo grezzo e lo stampo nelle rispettive camere. Rispettive camere. Alloggio per stampi. Ok, che stampo usiamo? Vediamo che stampi abbiamo. Mi sa che ho solo quei due lì. Ma è possibile? Ne avevo di più di due. Mattiuki, grazie mille per le 5 sub. Grazie per il regalo. Grazie, grazie, Matt. Super carino, gentile e generoso. Grazie, Matt. Sarà di buon auspicio per la nostra creazione? Vediamo. In totale sono 6. Io ho solo una mazza e una spada lunga qui. No, ma aspetta, prima avevo preso anche un'armatura. Possibile. Avevo preso sicuramente un'armatura. Ah, questo. Corazza scaglie, media. Ecco, questo lo vorrei. Lo diamo a lei, anche se è ingombrata. Allora, sicuramente corazza scaglie lo userei. L'ha messo, aspetta. Corazza scaglie, sì. E poi... ho spada lunga e mazza. I wonder what the next move is. Beh, una mazza fatta bene per lei non mi dispiacerebbe. Perché la spada su di lei ce l'ho già buona. Ho già lo spadone di Yorgolar. Ma a parte che ne ho un botto di spadoni a due mani veramente sgravi. Lui volendo si potrebbe fare una spada. Però abbiamo già la daga di Susur. Su di lei ho il bastone delle megere. Che non è male. Ma anche con questo si può fare di meglio. Intanto facciamo la sua armatura, poi vediamo. Allora, com'era le istruzioni? Ho messo lo stampo. Adesso. Collocare il metallo grezzo e lo stampo nelle rispettive camere. Ok. Quindi... Giolo, forse. Da qua. Okay. Poi tirare la leva per abbassare il martello e preparare il metallo alla fusione. Ok, aspetta, questa sarà leva della forgia. Aprire la valvola per consentire l'accesso della lava nel crogiolo e far... Allora, tirare la leva per abbassare il martello e preparare il metallo alla fusione. Aspetta, quante leve ci sono qui? Io vedo solo questa.
I'll give it a shot. Aprire la valvola per consentire l'accesso della lava nel crogiolo e far calare il martello per forgiare il prodotto. Did the trickle, right? Ok, adesso dovrebbe entrare la lava. Down it goes. Ah, valvola della lava. Adesso dobbiamo fare entrare la lava. Wow. Cazzo. Grim, eterno protettore della forgia. Bene. Benedizione. Uno, due, tre, quattro. Arma. Facciamo un maglio. Che questo non mi sembra sentire nient'altro. Fa un po' paura stargli di fianco. Allora, caro Imp, divertiti a dargli i morsini. Colpo critico, gli ho fatto ben due. Attenzione. Bella sta musica. Allora, sortileggio sicuramente. Vediamo un po'. Porca zozza, 24 forza, 24 costituzione. Uff. Resistente tipo a tutto. Ah. Debolezza contundente. Bene, ho fatto bene a evocare un maglio allora. Immaginavo. Nega i danni da fuoco ricevuti. Nega i danni necrotici, nega i danni da fulmine, nega freddo, resistenza allo psichico, resistenza a veleno, resistenza radioso, dimezza i danni da forza ricevuti dagli attacchi magici. Oh. Complimenti. Beh, un sortileggio su forza non te lo toglie nessuno. Benissimo. Poi... famiglia d'ar, freddo e acido. Raggio di infermità. Non è inutile perché non si può avvelenare tanto questo qui. Deflagrazione. Vabbè, difesa alta, però due deflagrazioni sono comunque due deflagrazioni. Io mi allontanerei giusto un pochino. Almeno 6 danni. Porca miseria, 200, 300 di vita? What the fuck, dude? Ok, molto bene. Che non è bene, però... Shit. Posso provare ad accecarlo. Mi pare un totale di 33 punti ferita, no, ok. Direi di no. Scherzavo moltissimo. Posso provare a tirare una piccola illusione. Mi dia fastidio. Anche un colpo accurato. Non credo che possa funzionare il morso vampirico. Infatti. Oh, buono.
Male, bravo. Non so perché sento che questo mi farà malissimo. Allora, lignaggio di Avernus, punizione marchiante. Tenta di marchiare il bersaglio per renderlo luminoso e impedirgli di diventare invisibile. Guarda, credo che questo tutto potrà fare tranne che diventare invisibile, però... Cosa mi ha dato? No, aspetta. Non ho capito, non ho visto cosa mi ha dato. Ah, allora. Ho visto che effetto mi ha dato. Madonna, Diogora riceve condizione Maria, arma incantata. Finché l'ira del barbaro non termina il frigio, non 6 danni da forza extra e ottiene proprietà leggere da lancio. Ma ce l'aveva già. Massacro colossale. Bello, Carla. Bene. Complimenti, come sciolta. Cioè, 19 danni. Ma sciolto di che? Che ero qua sopra. Mica sono andata nella lava, zio Crine. Attacco con mano primaria, vai. Adesso sì che sono andata nella lava. Molto bene. Molto, molto bene. Non ho visto che la linea era rossa, porca miseria. Non l'ho proprio visto. Dai, ma... Io non vedo le linee rosse, raga. Io non le vedo proprio. Cioè, ho dei problemi, non le vedo. Dai, ma mi sono ammazzata da sola. Sono buttata io nella lava da sola. Trasforma in una pecora, vaffanculo. Non ci ho provato. Prova a distrarlo e farlo andare dall'altra parte. Magari mi mena da questa parte. Bravo, che hai fatto 3. Bravissimo. Allora. Arlac. E non mi muovo da qui. Anzi, mi allontano pure, guarda. Addio. Adesso devo far togliere Karlak da lì, però. Disimpegno. Che almeno lo attacco con l'arco da qua giù. Allora Carla, vieni qua. Merda, credevo fosse girato dall'altra parte. Non pensavo fosse così attaccato. Mica, non posso disimpegnarmi. Oh, l'ho intrappolato. Fortissima. Nothing important is ever easy. Troppo forte. Allora, amiche, io vi curerei tutte e due lì, però. Devo far togliere loro due da lì. Appena le faccio togliere da lì,
Tanto mi allontano ancora un po'. Penso di fargli molto danno con gli attacchi a distanza. Vabbè. Allora. Ti teleporti qua. Knees high. Arma contundente. E fa un sacco di dannini. Alla fine l'arma contundente è quella che sta facendo più danni di tutti. Prima tira la su per cortesia. Dunque, devo finire sulla lava? In serio? Penso di dover finire sulla lava per tirarla su. Perché mi dà la striscettina rossa, ma non capisco. Sì, è sulla lava proprio. Forse posso saltare. Sufficiente così. Mi ha dato una pacca sul culo. Let's end this. Vorrei disingaggiare, ma posso. To push my luck again. Devo riuscire a far togliere loro da lì, così posso tirare fame di Adar. Evocare graffio qua in realtà. Teletrasporto. Beh, qui è utile. Qui è molto utile. Allora, preparazione lo uso il turno dopo. Come 16? Ah, svantaggio per difesa alta? Se lo attacco con la spada. Beh, con la spada non ci arrivo, però. Ah, non ha senso. Allora, azione bonus non ne ho più, mi sa. Invece sì. Me l'avevo io. Però mi va via se non attacco mi va via ira. Adesso. È anche abbastanza ovvio. Ah, beh dai, 4, meglio di niente. Thank you.
meglio. Perché così mi posso allontanare con gli altri. Tanto allora, benedizione non ce l'abbiamo più. Perché non ce l'ho più. Perché me l'ha interrotto. Appunto, invoco un duplicato. E me ne vado di qua. Che palle, ogni volta che voglio tirargli fame di Adar c'è qualcuno vicino. Allora, se io arrivo qua... Su... Non ci credo, non ho pozioni con lui, ma sul serio? Sono impazzita per andare in giro senza pozioni. Senti, allontanati. Where do I go from here? È un combattimento disperato questo proprio. Disingaggiare. Colpo critico zero. Vabbè. L'unica cosa che faceva danno è quest'arma contundente. Pozioni ne hai? Ovviamente no. Posso tirare morte apparente? Su Karlach no. Se mi limita. Molto incarognita perché ci sono delle cose che vorrei fare, ma finché Karlach non si toglie da lì non le posso fare. Mi fa impazzire sta cosa. That should work. Si deve togliere Karlach da lì. Cioè, se lei non si toglie da lì. Più che altro non riesco a capire perché gli faccio zero danni. Leggio forza minacciato. Now they see me. Any word. Riuscirà ad allontanarmi da qui. Perché mi prendo un attacco di opportunità per farlo.
Io mi sta addosso. Ancora zero, immune ai danni di forza. Cazzo vuol dire immune ai danni di forza? Ma prima li prendeva i danni. Cosa vuol dire, scusami, resistente ai danni di forza? Prima li prendeva. Povera arma, poverina! Una merda sei! Ma 30. 35. Non gli entra niente. Perché prima li prendeva? Prima c'era la lava. This is my happy place. Lily, vuoi non passeggiare sulla tastiera, grazie. Here goes. Serve quel turno lì. Era meglio il sortilegio, però. Vabbè, vediamo. Allora, tu sei lì a non rompere le balle. Adesso potevo usare la mano magica. Invochiamola, che non si sa mai. Andiamo anche la mano magica. Ecco che me lo sentivo che andava a menare Karlach. Me lo sentivo. Oh, aspetta! Ha girato lui la leva. Non ho cambiato niente, mi sa. No. Non ho cambiato nulla. Ma io che ne so. Ah, tra l'altro è andata via istantaneamente la lava, cioè. Ah, boh. Non succede niente. Non capisco. Provare a avvicinarmi a Karlach, ma... Che ho vantaggio adesso? Ah, perché ha luminescenza. Immune ai danni da fuoco, immune a tutti i danni. Sometimes the only way out is through. This.
risorse non sufficienti, però la mano forse può. Sì che la mano può. Però non cambia niente. Capisco. I don't fucking understand. Tingo l'arma nel fuoco. Fare un cazzo. Allora, mi ha buttato a terra, però sto giro non l'ha fatta fuori, che è già qualcosa. Still on my feet. Allora. Vediamo se ho delle pergamene, sì. Alla lava, ma si è indurita. Cioè, c'è la lava che si è indurita. Ma mi sembra che qualsiasi cosa gli faccio non funziona. Cioè, devo fare qualcosa qui. Sia abbastanza immune alla cecità questo qui. Mi dà l'idea di esserlo. Allora Karlach, tu te ne devi andare da lì. Usa disimpegno. Devo portarli via da qua. Capisco perché non sta funzionando sta roba. Ma se io lo facessi venire qua e poi uso sta leva, il maglio lo schiaccia. Cerchiamo di attirarlo. Su di lei. Allora lo cerchiamo di attirare qua in mezzo. Tipo, cioè lui sulla leva che è nascosto. Quindi tanto
tanto qualsiasi incantesimo io tiro è inutile, quindi è inutile che faccio queste cose. Però posso... Allora, se vado qua vado sulla leva. Ho un modo per allontanarmi da qua? In realtà sì. Passo velato di nuovo. Terzo passo velato però che tiro. Mi basta aspettare un saltino, dai. Aspetto un salto. Cosa posso fare nel frattempo? Aiuto. Allora, aiuto su cuore. Ok. Lui lo lascio qua in stealth. La mano deve stare pronta sulla valvola nel caso mi dovesse servire. Vai, vieni. Sta arrivando, sta arrivando. Vabbè, un po' me l'aspettavo, però. Ok, dai, si è avvicinato intanto. Se gli do attacco di opportunità. Anche con lei. Para. Danne una cuore. Allora. Still on my feet. No, sì, anche con lei. Non posso neanche fare disimpegno. Ok, le tengo qui. Stai qui. Allora... Adesso dimezza quelli di forza. Non è più immune, li dimezza. Solo il calore intenso può ammorbidire il metallo a sufficienza per essere modellato. Ok, deve stare così allora. Ecco perché non riuscivo a fargli un cazzo. Non è proprio sopra, però proviamo. No, mi avete pigliata. Ha funzionato, raga. Mio, che figata. Allora, Karlak, stai qua. Karlak, vai lì. Butta la leva. Lava. Lava come lava. Cos'è sta roba? Mefit del magma. Sì, vabbè, poi. Oh, si è arrabbiato. Oh, è arrabbiatissimo. Oddio, è super arrabbiato. Oh.
Tra incazzato. Vabbè, ma qua ci muoio. Ci stramuoio. Ti prego. Come zero. Come zero. Allora, la mano magica la mando qua. Ma non tocca. Ah, perché non tocca a me. Ok. E boh, stai qua, stai in stealth. Acida di Melf. Ah, non posso. Merda, su Karlach. Tutto bastardo. Penso se solo potessi volare fin qui. E riattivare sta cacchio di leva. Ci arriva pochissimo, pochissimo. E vabbè, i danni. Ma da dove arrivano sti mefi del ma? Cioè, non bastava sto Grim, porca miseria. Vabbè, siamo tutti morti. Capisco perché lui non sia più bruciato. Forse perché non è più in mezzo al danno. Toccate. Vabbè, loro sono morti tutti qua. Però gli faccio zero. Oh, si è tolta la lava. Evidentemente non aveva il piedino sulla lava. Che rosicata incredibile. Che rosicata pazzesca incredibile. Però vabbè, dai, adesso ho capito. Ho capito come batterlo, bastardo. Adesso lo battiamo subito. Arrivo subito. Che bastardo.
Quindi, la mano magica è la mia migliore amica. Mettiamoli già in posizione e rifugliamoli assolutamente la vita a tutti. Ma tipo adesso. What a charmer. What a charmer. Allora. No one stopped me yet. Ti sei persa 200 messaggi di spoiler in chat. Solo una cosa, leggi bene anche le condizioni quando esamini un avversario. Sì, cacchio, non capivo perché non gli facessi zero di danno. Vabbè, raga, era già tanto se... Cioè, la chat non la stavo proprio leggendo. Stavo cercando di capire come risolvere sta cosa. Allora, prepara. Sì. E ne diamo... Dove sono le altre sei? Allora, queste le diamo a Carla. Vai. Per Carlac. Damn, it's good to be alive. Baby. Hey, baby. Para. Well, hello. Baby. Benissimo. Ok, allora, fullatina. Adesso. Stai qui. Carlac. Phew. No time to rest. No, mettiamo lo stampo. An opening in the metal. That mold should fit that. Volevo l'armatura. Just need the raw materials. No time to waste. Allora, non mi ricordo dov'è la roba della lava, ma tanto adesso lo vediamo. Chissà se ho un pet che fa danni contundenti, non credo. Let's get going. Bagato. Ho messo? No. Si è buggato. All's well that ends not as bad as it could have. Non riesco più a muovermi. Aspetta, solo con lei non posso muovermi. What the fuck? How much further can I go? Lili. Si è buggato. Ma sono 11 passate, minchia. Ero brutalmente presa bene che non me ne sono neanche accorta. Comunque, boh, è buggato. Posso neanche... Non posso usare niente. Si è buggato. Hai visto, Lili? Sì, si è buggato tutto, vieni. Vieni, che abbiamo un bestione da uccidere. Casino. Sì, miau, vieni. Sì, miau. Quick stand. Stai lì. Stealth. For a dull moment. An opening in the metal. That mold should fit perfectly. Come on, let's go! Come on, let's go! A perfect fit. I just need the raw materials. Girls.
What's next, I wonder? On I go. Allora, in realtà li posso anche tenere tutti qua. Adesso. L'importante è che siano in stealth. Ragazzini, dovete salire. Oddio, 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 si è glitchato Astarion. Allora, la mano deve stare qua. Posizioniamoli. Astarion qua in stealth. Arlac, dove ti pare, stai pure qua. Cuore, mettiti qua. Let's try this way. E Lilian stessa cosa. Il mio imp che tanto vola, stare qua. Devo attirare il bestione. Abbiamo. E siamo pronti. Eccolo lì. Che torna. Vedere e attiralo. Ah, vedi che gli altri non li ha visti. Conviene portare anche la mano qua. Perché secondo me se no va a attaccare la mano lui. Cuore l'ha vista. Va bene. Hai visto cuore? Ma chi se ne frega? Adesso faccio una bella benedizione a tutti io qui. 1, 2, 3. Ah, però l'aspetto. Dai, guarda di quanto non ci arriva. Ok. 1, 2, 3. Arma spirituale maglio. Allora l'imp, vieni qui. Mano. Ci arriva, vabbè, stai lì. E l'arma spirituale. Ah, cioè proprio non si è mosso da lì. E io mi muovo. Allora, mano. Vieni. Benissimo, sta arrivando.
Nice. Vai. Cazzo, sei disattivato. Allora, mano. Torna qua. Ci arrivo per poco. Torna in stealth. Ah, ma cazzo, ci sono loro qui. Non ci arrivo. Allora, Karlach. Mi conviene scendere. Non credo di riuscire a colpirli. Non da qui. Vado di arco. Appena si avvicinano li prendo. Bene così. Finiscilo. Level up. Another fight. Let's go. Sfigati. Allora, lui si rialza. Ma, prima di tutto... Manina. Manina. Ah, stavolta ero pronta. Stavolta non mi fotti. You did it once, not again. This could be fun, baby. Oh no, non è nella lava. Com'è possibile che non sia nella lava? Sta facendo i bagni nella lava. Vedi che fa il bagnetto. Ah, va bene. Posso passare il turno. Gamba completamente nella lava. Vabbè, dai, a 48 di vita lo posso anche finire. Tirargli l'ultimo colpo, però. Andare nella lava per colpirlo.
Not a good idea. This is my happy place. Sometimes prima con lei. Allora. 45. Devo riuscire a riattirarlo lì, mi sa. È un casino. I danni lui non li sente neanche. Ma sicuramente quelli dell'arma li sente. Però niente, l'ho missato. Bene. Azione bonus. Covered. Sono gli ultimi danni, però è duro. Where do we go from here? È veramente duro. Guarda lì, 45. Riuscissi ad attirarlo di nuovo. Vai, 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 un po' di dannini glielo fa. 33. Ok, con 33 posso fare qualcosa. Tanto me ne vado dall'altra parte. Visto che mi pare avere, di avere l'aggression. Probabilmente verrà verso di me. Non so se quello vuol dire che... Sì, bersaglio primario, perfetto. Dai, vieni, vieni, bello. Vieni, vieni. Stai lì, mano. Continua a stare sulla valvola della lava. Non è venuto su di me. Allora, lui è ancora bello bollentino. E ciò è bene. Ciò è molto buono. Di Avernus. Dai. 7 danni. Porca miseria, livello 2. Dai. Acquiruento. 6 danni. Porca miseria. Ormai sta su di me. 17, dai.
volendo anche lo spruzzo colorato. Dai, vai, 17, forza. 12, io non ci credo. Forza. Dai, ragazzi. Porca miseria. Niente, zero. Ah! Danni, porca miseria, sei umano, stai lì. Martello contundente. Forza. Non ci credo, come è mancato. Oh. Niente. Mi ha dato due attacchi di opportunità, ma... Forza. Sei. Cazzo, sei. Prego, Astarion. Dai, ma cos'è? Ma è un iperistinto. Ah, non è più surriscaldato, cazzo. Portarlo via. Incoming. Io non posso saltare. Nothing important is ever easy. Provo a spingerlo. Magari con questa qua riesco a spingerlo. Gods, it's hot in here. Farlo scendere da lì. Portarlo via da lì. Allontanarlo. Let's go. Let's go. Dato l'attacco di opportunità. I won't give in. Devo riuscire a portarlo via. Should get started. La lava, ma come? Ma non me lo dava il cosino rosso. Ma non me l'ha dato il cosino rosso, però forse perché era dentro la lava, quindi non me lo dava. Cazzo. Sembrava potesse allontanarsi. No, ferma qua. Oh, ok. Ok, si è fatto il bagnetto.
Karlach. Oh. Oddio. To find a way forward. E niente, doveva morire il povero Astarion. Poverino. Abbiamo anche livellato. Elmo del teschio di Grimm. Gli attaccanti non possono mettere a segno colpi critici contro il portatore. Resistenza ai danni da fuoco. Marchio del cacciatore, divinazione livello 1. Wow. Molto raro. Il teschio di Grimm, un tempio ricettacolo di un'imperscrutabile intelligenza artificiale, ora funge da un semplice elmo. Figata. Però è da armatura pesante. Io non ho nessuno che veste armatura pesante. Sfiga. Se biclassassi Karlach? Don't burn yourself. La biclasso guerriera? Faccio barbaro guerriero? Così mi prendo la competenza. Multiclass cuore oscuro in paladino? Non so se può aver senso. Beh, sì, il guerriero credo abbia armature pesanti, sì. Che il marchio del cacciatore mi è buono su Astarion, in realtà. Warlock paladino? Però in realtà è Astarion che avrebbe bisogno di averlo. Making me sweat. Making me sweat. Intanto dobbiamo livellare. E comunque in tutto questo... Ah, ecco, infatti, dicevo, dov'è il... Ma... Dov'è la mia armatura? Va bene tutto, però. Vabbè, intanto livelliamo, va. Allora, cosa prendiamo? No, ma infatti Karlach non le ho messo l'armatura. No, stavo pensando se biclassare qualcuno per sfruttare quel... quell'elmo sotto al boss. One day I'll catch a break. Ah, non posso avere la mia manina. No, never mind. Here we go. Seems to be stuck. Non so se Karlach può riuscire a spostarlo, ma non credo. È un po' pesante. Corazza di scaglie di adamantio. Ah, eccola, guarda. Qua, è qua. Che c'è il cacchio di boss sopra. Eccola. Oh, l'ho presa. Lillian trova l'ispirazione. Nice. Molto raro. Corazza magica. Riduci di uno tutti i danni. Ritorsione adamantina. Quando un attacco in mischia ti manca, rendi l'attaccante barcollante per due turni. Svantaggio le prove di furtività. Gli attaccanti non possono mettere a segno colpi critici contro il portatore. Figata. Oh, ma guarda che bella poi. No vabbè, ma io le metto pure l'elmo. Io la biclasso. Biclasso lei paladino e le metto l'elmo. Dai, quanto è bella. Allora, fammi vedere. Manda a cuore. No, Chierico non ha, cioè, lei non ha la competenza alle pesanti. Guarda che bello. Bellissimo l'elmo.
Molto figo. Però non ha la competenza per ora. Come sì? E mi ha detto non competente. No, mi dice non competente. O forse le devo prendere qualcosa? Le devo prendere qualche talento? Adesso abbiamo livellato. Infatti, mi prendo il talento per la competenza sulle pesanti. Può fare. Può fare. Ehi, ma questa qui però è molto buona come armatura. Io la do ad Astarion adesso. Perché tu avevi più una le prove di furtività. Vantaggio le prove, tiri salvezza su costituzione. Ma questa è meglio. Questa mi dà 14 di classe armatura. Ah, ma questa è leggera. Tu non hai la competenza alle medie, scherzavo. Oh, I could go for a good meal. Ok. Allora, livelliamo e vediamo se ho qualcosa per la competenza di cuore. Se posso darle qualche competenza sulle armature pesanti invece che biclassarla. Così me la tengo full chierica. Allora, cosa abbiamo imparato? Slot incantesimo livello 3 sbloccato e cariche di incanalare divinità. Ottiene la capacità di incanalare energia divina partendo con due effetti. Scacciare una morte e un effetto determinato dal tuo dominio. Recuperi gli utilizzi spesi quando effetto riposo breve o lungo. Buono. Ah, cioè non posso prendere niente, cioè solo questo. Ok. Trovo qualcosa di più. Vabbè, ce lo teniamo da parte e quando sarà il momento lo useremo. Dopo, prima di staccare, devo sistemare l'inventario. Poi. No, perché semplicemente perché il barbaro non può indossare armature pesanti, se no non può andare in ira. Salute aumentata, privilegi sottoclasse, fuga nebbiosa. Quando subisci danni puoi usare la tua reazione per diventare invisibile. Nel tuo prossimo turno puoi lanciare passo velato anche se farlo interromperà la tua invisibilità. Bellissimo. Poi, incantesimo nuovo. Cosa prendiamo? Intermittenza. Alla fine del turno tiro un di 20, se ottieni 11 o più scompari nel piano etereo dove non puoi essere visto, ferito o influenzato in alcun modo. Questo non mi dispiace, intermittenza. Questa è molto figa. Lizelle è all'accampamento perché mi sta sulle balle. È troppo rigida. Comunque Claudio Peva, grazie mille per la sub, l'hai fatto tipo un'ora fa, scusami ma ero super presa dal combattimento. Contro incantesimo mi piace. Usa una reazione per annullare l'incantesimo di un'altra creatura. Se l'incantesimo è di livello superiore a 3, devi superare una prova caratteristica per annullarlo. Anche questo mi piace molto. Forma gassosa. Volare. Rama ipnotica. Allora, di roba che fa danno io mi sento già... Cioè, ho fame di Adar. Io mi sento tranquillissima. Che l'armatura di Agathys non è male. Il controincantesimo è utile. Paralizza un nemico umanoide, però è sempre roba su concentrazione. Io voglio roba che non abbia concentrazione, perché ormai sono piena di incantesimi su concentrazione. Occhio che consuma il tuo slot per annullare il suo. Però è buono. Sì, beh, ovvio, da usare, certo, con parsimonia. Però non voglio prendere altra roba che sia su concentrazione. Tanto ne posso usare una sola alla volta. Intermittenza a me non dispiace, però... Sì, esatto, è uno scambio di slot, ma metti che lui abbia utilizzato un incantesimo molto potente. Non è che glielo posso sempre interrompere se è su concentrazione. Anche crescita vegetale non è male. Fa emergere rigogliosi vegetali che ricoprono l'area per ridurre la velocità di movimento delle creature al suo interno a un quarto del normale. Anche crescita vegetale non è male. Tu dici che è un salvavita? Beh sì. Anche secondo me, infatti. A me piace contro incantesimo. Per caso può impararlo solo il Warlock contro incantesimo? O ce l'hanno anche altre classi? Sì, che blocca anche i miei. Sicuramente che blocca anche i miei. Ma infatti preferisco contro anche il mago? Ok.
bardo? Oddio, io sul col bardo ho ho dispel. Tutti gli incantatori arcani. No, io ho dispel sul bardo. Forse questa qua la posso prendere poi. Vabbè, comunque lo prendo, dai. Contro incantesimo è figo. Mi piace. Poi. Esatto, io sì, ho il dispel. Ho risolto una roba su Luxastra con col dispel. Privilegi di classe 59. Carica di ira extra. Nice. Una volta in più. Poi azioni. Magia corroborante bonus. Tu un alleato ottenuto un bonus di un D4 e tiri per colpire le proprie caratteristiche. Tu un alleato recuperato uno slot incantesimo di livello 1. Bello. Tu un alleato recuperato uno slot incantesimo di livello 2. Belle, belle, belline queste qua. Le prendo. Molto volentieri. Ok, e abbiamo Astarion. Vediamo un po'. No, qua non c'è dispel, no. Io il dispel ce l'ho su D&D. Sul mio bardo. È Barbaro Ira Selvaggia, Mario. L'ho fatta Ira Selvaggia. Dunque, cosa prendiamo con lui? Abilità. Posso prendere solo queste? Posso prendere solo acrobazia, percezione, intrattenere o persuasione? Cioè, non ne ho altre? 5 livelli di ranger? Ah beh, sì. Lui... Rogue Ranger, sono sicura che diventi forte. È solo che non so se gliela posso già aggiungere. Solo quelle dove sono competente. Prendo 9 in acrobazia. Vuoi fare il tiratore? Ma io in realtà lui lo uso in melee. Perché ho già comunque... Ho già la mia Lillian per attaccare ranged. Vado di acrobazia. Inganno, percezione, intrattenere, persuasione non mi servono. Perché ho già la percezione molto alta col mio main. Quindi non mi serve che ce l'abbia anche lui. Mi preferisco che abbia acrobazia. A punto di dire di craftare l'armatura pesante, la versione migliorata della media. La media la dai a Carla, che ha la competenza nelle medie e resta con la stessa CA. E però se le do l'armatura posso comunque andare in ira? Anche se è un'armatura media? No, infatti lui non parla mai, gli do acrobazia. Facciamo percezione e acrobazia. Perché le altre tanto non mi servono. Ranger Rogue va in melee tranquillamente. Anzi, forse fa pure più male. Ma io... Sì, dici che fa più male ancora? Sì, ogni tanto ho colpito qualcuno con la fiamma sacra, però raramente. No, Shadow Art non me le porta le pesanti. Però posso forse darle il talento. Ciao Zerga! Grazie per il raid, buonasera. Abbiamo appena fatto un combattimento incredibile. Ma proprio incredibile. Incantesimo sostituito. Allora, vediamo se c'è qualcosa che non mi serve che posso... No, ok, queste le uso. Queste le uso tutte. Quindi, dobbiamo trovare gli altri stampi. Tu hai ragione, Lily. Dobbiamo fare la nannina, noi. Ciao. Wonder if the gods are watching me. Sa che è meglio se ce ne torniamo su. Intanto salviamo.
Comunque che figata sto posto, raga. Bellissimo. Questo combattimento è stato veramente, veramente figo. Aiutare Monaco maledetto a trovare l'amuleto perduto. Non so se devo farla qua, questa. Sembra andare da questa parte, però potrebbe essere sopra. E poi dobbiamo ancora fare... Aspetta, riserva di polvere nera. Dobbiamo ancora fare la quest, quella all'asilo. Quella sopra. Però prima dobbiamo esplorare meglio questa zona. Se cambi dominio, esempio vita o guerra o tempesta, ottieni competenza delle armature pesanti? Sì? E allora magari vedo se le posso cambiare il dominio. Comunque sì, rimaniamo qua. E raga, che figata. Cioè, wow. Che sessione stasera. Che sessione incredibile. Mi è piaciuto un sacco il combattimento col bestione. È stato difficile. Più che altro perché non capivo davvero come affrontarlo. Però poi dai, una volta capito in realtà non era super difficile. È che bisognava capire come affrontarlo, però è stato davvero figo. È vero, bella meccanica. Se rispecchi dominio vitale più forte hai le competenze. Ok. Sì, è stato molto figo stasera, davvero. Sì, 3 ore volate, io non me ne sono neanche accorta, raga. Cioè, pazzesco. Oggi ho fatto 8 ore di live. Era impossibile fermarsi qui, dai. Era tutto troppo bello. Era fighissima sta parte. Sì, bisognava capire la meccanica. Bello, 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 bello.